La panca piana, uno dei movimenti fondamentali per la parte superiore per quanto riguarda la spinta, e anche uno di quelli nel quale si compiono più errori, perché viene adottato ovviamente la maggior parte dei palestrati medi. Iniziamo con il soffermarci sull'esecuzione corretta per andare poi ad analizzare tutti gli errori. Prima cosa, voglio che i piedi siano simmetrici rispetto alla panca, quindi punte leggermente fuori, piedi più larghi del bacino ovviamente. Tendenzialmente cercherò di avere i piedi più indietro rispetto alle ginocchia, al punto che io riesco a tenere ancora i talloni a terra. Adesso Mauro ha i piedi sollevati, però cercheremo di vedere se nella posizione sdraiata riuscirà a tenere i talloni a terra. Prima di scendere, posiziono una delle mani sul bilanciere. Questo mi permetterà di scendere senza spostare i piedi. Vediamo che da qua lui riesce a tenere i talloni a terra. Ovviamente, prima cosa, mani simmetriche. Ancora prima di questo, cerco di sentire, muovendo le spalle e toccando con le mani magari la panca e il bacino, il sedere, cerco di sentire se mi sono posizionato correttamente sulla panca o se ho qualche deviazione della schiena o della testa. Una volta appurato di questo, metto le mani sul bilanciere, controllo la distanza, non avendo qua nessun riferimento, uso il comune trucchetto del pollice per cercare una distanza media. Questo risulterà in una panca a presa abbastanza larga, non eccessiva, e comunque rientriamo ampiamente nel margine degli 81 cm della panca da powerlifting. Per sollevare agevolmente il bilanciere, io andrò a sollevare il sedere per accorciare il braccio di leva. Quindi Mauro staccherà da questa posizione con i gomiti tesi e prima di appoggiare il sedere inizierà a posizionare le spalle verso il basso e addotte. Una volta trovata la posizione corretta, appoggerà il sedere mantenendo la posizione dei piedi, i glutei in spinta. Mauro sta spingendo attivamente verso il pavimento per contrarre tutta la parte bassa del corpo e creare una base stabile dalla quale poi spingere. Da lì, dentro l'aria, e il bilanciere scende lentamente, arrivando più o meno alla linea dei capezzoli o leggermente più in basso, e fuori l'aria. Il bilanciere non dovrà mai riposare sul petto, ma Mauro dovrà restare in tensione e spingere via il bilanciere. Vai, dentro l'aria, rimango duro con il petto e butto fuori l'aria. Altro errore da controllare è la posizione dei gomiti, vai. Quindi dovranno stare sempre in linea con il bilanciere. Vai ancora dentro l'aria, distendi completamente i gomiti e appoggio il bilanciere. Questa operazione Mauro l'ha potuta svolgere tranquillamente da solo, visto che il peso ancora era esiguo. Adesso andiamo a vedere con qualche chilo in più. Numero uno, come aiutare a staccare e appoggiare il bilanciere, e numero due, come eventualmente aiutarlo durante l'alzata. Vediamo come si aiuta il soggetto a staccare il bilanciere dalla panca nel caso di un carico leggermente più alto. Devo andare sempre con una mano prona e una supina al di sotto del bilanciere. Mauro già si è posizionato con le mani, gli faccio sempre alzare il sedere ed insieme procederemo al countdown. 3, 2, 1, su, scapole, piano. Lentamente lascio il bilanciere, ma lo appoggio al sedere e segue la ripetizione, poi segue le sue ripetizioni, dopodiché per aiutarlo sempre una prona e una supina, su. Mai far togliere le mani completamente al soggetto.
quello che stai seguendo la panca dovrà sempre avere le mani ben salde e anzi aiutarci a spingere a mettere il bilanciere a posto. Andiamo ad analizzare alcuni degli errori fondamentali che si seguono nella panca e iniziamo dal basso, quindi dalla posizione dei piedi. Se il soggetto avrà uno dei piedi più aperti, per esempio, ne conseguirà una posizione diversa del bacino, oppure uno dei piedi più avanti, ovviamente anche questo comporterà una rotazione, una flessione del bacino, comunque un qualche tipo di asimmetria. Quindi una volta appurato questo, che i piedi siano in posizione simmetrica, controlliamo le ginocchia. Stesso discorso, può, pur avendo i piedi nella stessa posizione, avere un ginocchio più aperto e uno più chiuso. E guardate questo cosa comporterà a livello del bacino. Fateci molta attenzione, non concentratevi solamente sulle spalle, sulla parte superiore del corpo, perché questo spesso è un errore molto sottovalutato. Altro errore, pur avendo ginocchia e piedi alla stessa altezza, okay, il soggetto potrà comunque avere una asimmetria del bacino e questo ovviamente si andrà a trasferire sull'alzata, sulla parte superiore del corpo. Appurato il bacino, controlliamo il busto, difficile che abbia movimenti strani a livello della colonna. Unica cosa che possiamo decidere. Se il soggetto non è intenzionato a partecipare a gare, non è estremamente importante avere un arco a livello della parte bassa della schiena, ma più che altro a livello dorsale. Quindi, quando avremo creato un bel arco a livello della parte centrale alta della schiena, il bacino potrà anche essere ruotato in avanti se il soggetto avverte tensioni eccessive. Nella parte bassa della schiena. Com'è così, Mauro? Ok, senti solo la zona centrale della schiena, giusto? Da qui controlliamo un'altra cosa. Guardate la posizione delle coste. Questa anche potrà essere ruotata. Se io trovo e riscontro una rotazione del genere a livello delle coste, sicuramente sarà dovuto ad una diversa tensione a livello dei glutei. Quindi chiederò al soggetto di spingere in maniera maggiore dal punto nel quale le coste sono più basse, in questo caso la costa più le coste sono più basse a destra, gli chiederò di spingere maggiormente con il gluteo destro, comunque con la gamba destra. Appurato questo, procediamo alla parte superiore. Andiamo ora a vedere gli errori che possono essere a carico principalmente dell'arto superiore, quindi dalle scapole in su. Ok. Mauro stacca il bilanciere. Da qua sopra, da questa posizione, riusciamo a vedere benissimo se lui ha una scapola più alta o una più bassa, ok? Ovviamente noi cercheremo sempre la simmetria. Riusciremo a vedere anche dall'apertura qua dei dorsali se le scapole sono addotte, ossia avvicinate allo stesso modo. Cerca di stringere un pochino di più tutte e due e abbassa la spalla destra. Benissimo. Da qua riusciamo anche a vedere una rotazione. Ok? Cerchiamo in partenza di avere i gomiti perfettamente distesi e cerchiamo di ruotarli leggermente fuori. La punta del gomito dovrà ruotare dello stesso grado, altrimenti avremo un braccio più in rotazione esterna rispetto all'altro. Ok? Altro errore che possiamo notare già solo dalla partenza è un diverso posizionamento dei polsi, quindi magari un polso è in posizione corretta e un altro è troppo esteso, o comunque tutti e due estesi, eccetera, eccetera. Il grip deve essere sempre molto forte sul bilanciere, questo per trasmettere una buona attivazione a livello degli avambracci e di tutto l'arto superiore. Durante la discesa e durante il movimento, quindi nella parte della dinamica, vai, potrò avere delle rotazioni, quindi dovute da una spalla che si chiude più dell'altra, ok, su, oppure da un gomito semplicemente che si apre più dell'altro, vai, ok, oppure anche semplicemente da una perdita, semplicemente, anche senza semplicemente, da una perdita di una delle due spalle.
quindi mentre segue, probabilmente una delle due spalle fa per i cavoli suoi perché non riesce a mantenere l'adduzione e la depressione della scapola. Questo può avvenire sia nella parte alta che nella parte bassa, vai, perdila nella parte alta del movimento, ok? E su, ok? Altro errore nella posizione alta del movimento, l'atleta esegue un movimento eccessivo a livello delle scapole, vai, ok? Quindi perdendo in parte la posizione, anche se poi può comunque riguadagnare. Un altro di questi errori può essere dovuto dal posizionamento della testa. Molti soggetti tendono ad avere una diversa inclinazione oppure rotazione del capo mentre seguono la panca. Di solito non è così evidente, però anche se è minore, il cliente difficilmente se ne accorge. Altro errore fondamentale è tenere il capo sempre sollevato per guardare, tra virgolette, il movimento. Prova a eseguire qualche ripetizione con la testa alta. Questo viene riscontrato molto spesso in palestra. Oppure, al contrario, un'iperestensione del capo, cercando di spingere con il collo mentre si esegue la distensione. Torna con la testa dritta. Uno degli errori della dinamica consiste nel rimbalzo eccessivo a livello del petto, vai? Ok? Questo è uno degli errori più comuni in palestra. Viene dettato dall'ego, dal fatto che si vogliono spingere pesoni piuttosto che ricercare una forma corretta del movimento. E spesso a questo viene associato anche una perdita della posizione del torace. Rimbalza col torace chiuso. E su. Un altro errore può essere una asimmetria nel posizionamento delle mani, vai, che comporterà sicuramente dei problemi a livello della presa, oppure anche con una presa simmetrica, vai. Altre asimmetrie possono essere dovute sia all'inizio, ok, da uno scivolamento, chiamiamolo così, laterale del bilanciere, che da una diversa attivazione delle due braccia, quindi si avrà una discesa prima di un braccio e poi di un altro, oppure una salita prima di un braccio e poi di un altro. Questi sono gli errori principali che avvengono a livello della panca piana.